Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Nel video di oggi vi aggiorno sulla mia routine tricologica, perché nel corso di questi mesi ci sono state delle novità che ho apportato soprattutto alla fase del lavaggio. Allora, innanzitutto vi rimando a questo video che trovate qui in alto, che si chiama lo shampoo di una capellona, dove vi illustro tutti i passaggi che appunto costruiscono il momento del lavaggio nei miei capelli. Quindi l'impacco oleoso, lo shampoo, l'impacco con il gel e il conseguente risciacquo acido. Quindi non ci sono stati cambiamenti dal punto di vista delle fasi in sé, ma delle sostanze che io ho scelto di utilizzare. Avevo fatto un video molti mesi fa, penso risalga al periodo dell'apertura del canale, in cui appunto vi illustravo cosa utilizzavo per lavare i capelli, per conservare la lunghezza e poterli mantenere così lunghi e così sani come li ho adesso. In questo periodo non sto facendo né impacchi oleosi pre-shampoo né impacchi con i gel post-shampoo. Perché? Perché ho deciso di farli solo quando è strettamente necessario. Non voglio utilizzare troppe cose sui capelli. Come vi ho detto in un video abbastanza recente, credo sia quello riguardo appunto al come ottenere il nero corvino con le erbe, credo. No, forse è quello di come avere i capelli lunghissimi. Io sono arrivata a un punto in cui non faccio niente. E sono arrivata anche alla consapevolezza di scegliere cosa mi serve nel momento in cui mi serve. L'impacco le è una cosa che io faccio normalmente, però ho deciso di farla quando ne ho bisogno. Preferisco fare l'impacco quando devo dare magari una botta di vita, perché i miei capelli ormai sono arrivati ad una sorta di integrità, di compattezza, di bellezza tricologica fondamentalmente, di salute, che non hanno bisogno di grandi cure, hanno bisogno di piccoli passaggi fatti ogni tanto. Quindi ogni tanto, quando reputo che in realtà quell'impacco oleoso serve, io lo vado a fare. La stessa cosa per quanto riguarda gli impacchi con i gel, però ovviamente il mix utilizzato per lo shampoo è sempre un mix fatto in modo autonomo. Io non compro degli shampoo già fatti o delle miscele già fatte, ma preferisco comporlo a casa con le sostanze che scelgo io. Perché? Perché in questo modo, scegliendo le sostanze da me, vado ad inserire ogni sostanza per ogni esigenza. Infatti il mio shampoo attuale, che ha sempre la base di farina di ceci, è composto innanzitutto dal gel di fieno greco, che mi aiuta a dare un input al lavaggio, è un input anche alla crescita, dalla farina di ceci, che è la sostanza che preferisco in assoluto per quanto riguarda la pulizia, quindi la detersione, infatti la utilizzo anche per detergere il viso. Poi, siccome la farina è proteinizzante e tende a lasciare i capelli molto duri, ho optato per aggiungere circa 10 grammi di polvere di cidre, che siccome è una polvere molto condizionante, smorza tantissimo l'effetto indurente che lascia la farina sui capelli. Io infatti, utilizzando il cidre all'interno del mix con la farina, non ho assolutamente l'esigenza di utilizzare balsamo. Io non sono una persona che utilizza balsamo, mai fatta sta cosa, nel senso, io utilizzo il balsamo solo ed esclusivamente se veramente c'è una situazione di urgenza, tipo che ho delle travi, che magari ho sbagliato un impacco, che magari ho fatto un enne particolarmente aggressivo e i miei capelli sono particolarmente secchi, allora lo faccio, ma è veramente difficile, cioè si parla di 2-3 volte in un anno, non lo faccio mai, né balsamo né maschere, niente. In questo modo non arrivo neanche a dover avere il pensiero: oh mio Dio, in questo modo arriverò a utilizzare il balsamo, perché i miei capelli oggi sono duri, domani sono duri, dopodomani sono sempre più duri, e quindi arriverei all'esigenza di doverlo utilizzare. Invece in questo modo, devo dire la verità, i capelli sono perfetti. In più, come vedrete, aggiungo anche delle gocce di olio essenziale che mi aiutano a profumare i capelli, quindi a smorzare anche questo odore di farina che può dar fastidio, e a lenire la cute, essendo anche degli oli che possono utilizzati in modo diretto, quindi senza l'utilizzo di un olio vettore, sono veramente perfetti per l'impiego che io vado a fare. Poi aggiungo acqua tiepida. Ecco, questa è una cosa che mi chiedete in moltissime: utilizzo acqua tiepida. Quindi quello che non vedrete è il passaggio che riguarda l'impacco con gli oli, che normalmente faccio ma soltanto all'occorrenza, quindi non è uno step obbligatorio, e non vedrete neanche l'impacco con i gel, che allo stesso modo faccio soltanto all'occorrenza. È anche vero che ho fatto l'enne da poco, quindi in questo momento sto proprio evitando gli oli, anche i leave-in
Non l'ho fatto, questi sono capelli semplicemente asciugati. Il leave-in penso che lo farò comunque stasera prima di andare a letto e non so veramente se lo farò. Non lo so, vediamo, ci penso. Vi lascio ai passaggi che riguardano appunto il mix dello shampoo e tutto il resto che riguarda appunto il lavaggio. Nel mio shampoo attuale chiaramente non può mai mancare il gel di fieno greco. Questo gel di fieno greco è stato ricavato dalla polvere e adesso sto consumando un po' di scorta in realtà. Questa l'avevo fatta un pochettino di tempo fa e l'avevo conservata nel freezer. Un cubetto di gel di fieno greco, della farina di ceci, del cidre e delle gocce di olio essenziale di tea tree e olio essenziale di lavanda. Io utilizzo sempre 40 grammi di polveri per lo shampoo e faccio 30 grammi di farina di ceci. Dopo aver pesato 30 grammi di farina di ceci, io vado ad utilizzare il cidre. Il cidre effettivamente mi ha aiutato tantissimo per quanto riguarda il contrastare la durezza che può lasciare la farina di ceci. E metto sempre un po' di cidre, circa 10 grammi. Fatto questo, vado ad aggiungere 2 gocce di olio essenziale di tea tree e 2 gocce di olio essenziale di lavanda. Ecco qua, questo è praticamente il mix del mio shampoo. Adesso andiamo a preparare il nostro lisciacquacido che va fatto sempre nello stesso modo, quindi vado a riempire una bottiglia da 2 litri con dell'acqua fresca e inserisco mezzo bicchiere di aceto di vino bianco. Il vapore acqueo, che genio. Comunque adesso continuo a massaggiare, faccio un bel massaggio di 5 6 minuti, 5-10 minuti. Nel frattempo io canto una bella canzone e massaggio, faccio il mio shampoo, faccio fin quando non si appannerà totalmente la lente e ciaone. Thank you.
probabilmente farei meglio a legarmeli questi capelli che sembro scappata di casa. Non so voi, ma io quando li lavo i capelli sono brutti, cioè nel senso hanno una forma molto mista. La cosa positiva è che sono sempre, i miei capelli sono sempre lucidi. Una cosa che mi piace dei miei capelli, io non ho messo oli, non faccio impacchi oleosi, non faccio niente. Sono più luminosi i miei capelli della mia prospettiva di futuro, perché cioè si sa com'è il lavoro in Italia, quindi penso che i miei capelli siano più luminosi del mio futuro. Vabbè, a parte questo, allora, tornando al focus del video, senza perderci in chiacchiere inutili, come avete visto non faccio niente, faccio semplicemente il mio mix per lavare i capelli, li lavo in doccia come avete visto. Perché adesso li lavo in doccia? Perché il lavandino in questa casa, che io ho questa stanza in affitto, in questa casa c'è un rubinetto particolarmente corto. Ho provato per molti mesi in realtà ad adattarmi a questa cosa, che ha questa casa, a questa peculiarità della casa, ma mi trovo veramente male nel risciacquo, perché il capello, essendo appunto concentrato all'interno della bacinella del lavandino, l'acqua non riesce a scorrere tra le file del capello e non riesco bene a sciacquare, mentre sotto il getto della doccia l'acqua scorre in modo appunto perpendicolare al capello e vedo che riesco a sciacquare con meno fatica. Quindi ho optato per infilarmi direttamente in doccia e vi assicuro che lo shampoo e il metodo del lavaggio fatto con un mix di polveri, come nel mio caso, non ha assolutamente subito dei fastidi o delle problematiche. Io semplicemente mi limito ad aprire la cute con la mano sinistra in questo modo, con la mano destra distribuisco appunto il mio mix, poi apro nuovamente in questo modo, distribuisco e faccio così e distribuisco la stessa cosa dietro, la stessa cosa di lato, quindi è veramente molto comodo. Massaggio per bene. Se magari a volte mi devo depilare o devo fare magari un lavaggio del viso, se sono in doccia lavo il viso anche direttamente in doccia, sempre con la farina di ceci. La posa in realtà non esiste, perché io massaggio bene il mix in testa e il tempo di posa è dato dal fatto che io nel frattempo mi posso lavare il corpo, posso magari depilarmi e fare quelle piccole pulizie magari del viso e quant'altro, ma veramente il tempo è irrisorio, cioè il range di tempo della posa del mio shampoo è veramente il tempo di un caffè. Io non faccio posa, semplicemente mi infilo in doccia, detergo bene, la cosa importante è il massaggio, la cosa che veramente fa la differenza è il massaggio, massaggiare veramente benissimo, 5 minuti sono sufficienti, l'importante è che massaggiate bene e poi risciacquate, normale, faccio il risciacquo acido, tampono bene, tengo su l'asciugamano per circa 20 minuti, mezz'ora, quindi in modo abbondante, e poi con il phon messo ad una temperatura tiepida, quindi non calda ma tiepida, vado ad asciugare i capelli e li lascio leggermente umidi nelle lunghezze. E se ho necessità di fare un leave-in, che di solito è un passaggio che faccio quasi sempre, non sempre, però il leave-in è una cosa che non mi faccio mai mancare, di solito utilizzo il cocco oppure il burro di karité oppure l'olio di ricino oppure anche il burro di avocado, mi trovo veramente benissimo col burro di avocado. Per adesso voglio limitare gli oli, ma solitamente il leave-in è una cosa che faccio abbastanza spesso. Come vi dicevo appunto in quel video, che penso sia quello appunto dei capelli lunghissimi, sono arrivata ad un punto in cui i miei capelli sono così sani, non devo fare niente. All'occorrenza faccio l'impacco oleoso, all'occorrenza faccio l'impacco col gel, basta. Mix di shampoo, risciacquo acido e leave-in. Ovviamente quando faccio l'ennè la routine cambia un pochettino, però semplicemente faccio risciacquo basico e mi comporto diversamente, però questo è quello che io faccio e la gente è sconvolta. Ma anche io sono sconvolta, cioè non pensate che io viva la cosa in modo normale, nel senso che io mi sento quasi una sorta di alieno, perché leggo di tantissime ragazze, donne, anche capellone, che hanno capelli stupendi, che però per averli così stupendi o almeno metà di quanto i miei sono belli, sono sani, fanno qualsiasi cosa. Ma secondo me, sapete cosa? Secondo me la gente che li cura così maniacalmente, che fa tante cose, non ha i capelli così sani, oppure non ha trovato ancora il mix giusto per se stessi. Bisogna andare un po' a tentativi, quindi non vi dovete assolutamente scoraggiare. Io ci ho messo 3 anni e mezzo per arrivare a non dover fare quasi niente ai capelli.
Io sono partita che non sapevo neanche come si scriveva l'enne, cioè non è che sono partita imparata, ragazze. Io leggo di commenti che voi mi scrivete anche veramente con molta dolcezza, ma io non so, io sono alle prime armi, non so niente. Ragazze, io non sapevo neanche scrivere il mio nome all'inizio, cioè io ero completamente analfabeta a livello di erboristica, chimica, biologia delle piante, assolutamente, ma zero, ma proprio una, da noi si dice in Sicilia, una nebbia totale. È stato un apprendimento, un'educazione fatta step by step, pazienza by pazienza, tempo by tempo, amore by amore, cioè piano piano. La cosa che mi rende fiera di me, detto in modo molto modesto, nel senso non che io sono assolutamente, che io prima di proporvi le cose, parlarvene, io provo sempre le cose su di me. Io non vi consiglierò mai qualcosa che non ho provato su di me. Posso dirvi, ho sentito dire che è buono, ho sentito dire che è questo, ma io non vi dirò provalo perché io non l'ho mai provato. Io prima le provo le cose e poi so darvi la mia opinione, altrimenti vi lascio lo spazio e potete provare voi. Allora, a parte questo, penso di avervi intrattenuto con la mia simpatia. Spero che vi siate divertite e adesso io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video.